Sono veramente molto contento e come ho ribadito la scorsa volta, volevo dimostrare chi è del sole. L'anno scorso sicuramente non ero ancora maturo, adesso mi sento molto più cresciuto e voglio far vedere chi è perché è una piazza che merita e soprattutto a Pescara che a me ha dato tanto e qua è casa mia. Cosa hai pensato, Nando, quando hai visto quel pallone in rete e poi sei andato sotto la tribuna, hai manifestato tutta la tua gioia incontenibile, una dedica particolare per questo gol? No, voglio dedicarlo alla mia famiglia che mi è stata sempre vicino e che mi hanno fatto sempre credere di non mollare mai e soprattutto alla mia ragazza, alla famiglia della mia ragazza che mi è stato molto vicino, soprattutto in questo periodo li voglio ringraziare. Nando, parliamo dei gol. Il secondo classico contropiede, sei stato bravissimo a finalizzarlo. Il primo, però, hai ricevuto palla, ti sei accentrato e poi con rabbia, con il cuore, come l'hai fatto partire quel sinistro? In allenamento lo provo sempre, mi alleno molto e sono veramente molto contento. È stata questa la vittoria della tenacia, della volontà, perché nel finale, nonostante la doppia superiorità numerica, stavate soffrendo, il Lecce tutto chiuso a difesa della sua porta, avete continuato a spingere, avete anche rischiato, poi è arrivato questo grande gol. Il calcio è così, è imprevedibile, si sapeva. Eravamo anche un po' stanchi, ci sta, abbiamo giocato ogni 4 giorni. Il Lecce sicuramente è una buona squadra, ma noi meritavamo la vittoria e siamo molto contenti. Senti, quest'estate hai pubblicato sui social una foto con un certo Cristiano Ronaldo. Chi l'hai visto fare quel tiro così? No, sicuramente no da lui. Però li Lui fa così. sì, lui li fa anche molto più belli. Però vederlo allenare mi ha fatto capire cosa significa ad arrivare a alti livelli con impegno e con umiltà. Speriamo, un po' di fortuna e un po' di talento, speriamo di toglierci qualche soddisfazione. Hai studiato Dybala, hai studiato Ronaldo, hai studiato tanti campioni della Juventus, insomma il gol di questa sera sta a dimostrare insomma, che nella Juventus hai lavorato tanto per migliorare e per crescere. Sì, ma sicuramente non facciamo paragoni con i campioni, non sono neanche una virgola loro, però sono molto contento. Senti Nando, ti chiedo un'ultima cosa, nel nostro pezzo di cronaca abbiamo titolato Pescara un posto al del sole, ti piace? Sì, molto. Ora c'è questa gara di Palermo, giocherete in casa della squadra che dietro in classifica del Sole dopo i 2 gol di questa sera spera di trovare una maglia da titolare o ti accontenteresti anche di entrare a gara in corso? No, io mi metto a disposizione del mister, sicuramente con questi gol mi dà più motivazione spero di giocare molto di più perché lo spazio era molto poco e quel poco spazio lo dovevo sfruttare al massimo. E mo spero veramente di avere molto più opportunità e di continuare così.